Salve ragazzi, sono Follow di YouTube e benvenuti quindi al primo episodio del ritorno ufficiale dei Follow the Facts. Sono contento che tutti avete preso, diciamo, con entusiasmo questa news di ritorno del format, su questo canale dove io rispondo alle domande che mi fate. Quindi, detto questo, io non vedo altro che incominciare. Non ha senso dire non vedo altro che incominciare, ma quindi incominciamo. Allora, partiamo con la prima domanda. Come ho già detto, ne risponderò tre durante ogni episodio, quindi risponderò a tre domande. Quindi voi comunque domandate anche sotto questo se non ho risposto, se volete fare altre domande, potete fare più domande alla volta, fate quello che volete. Comunque partiamo. La prima domanda del giorno ce la fa Bray Wyatt is the best 01. Quindi, quando un giorno spetterà il New Day, perché prima o poi succederà, come gestireste Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston? Almeno come pensi che la WWE li gestirà? Allora, secondo me, innanzitutto, finché continuano a portare soldi, a portare interesse a ciò che fanno, sicuramente non splitteranno. E tuttora, ancora, sono una grande attrazione. Basta pensare che solo a Survivor Series hanno affrontato quelli dello Shield. Quindi è stato un match davvero di cartello e di super importanza, per il trio del New Day. Quindi, finché ci sarà questa, diciamo, situazione davvero gioiosa attorno a loro, sicuramente non splitteranno. Quando magari calerà l'interesse e non riusciranno più a coinvolgere il pubblico e non saranno più il New Day che tutti abbiamo imparato a conoscere, amare e a stimare, ci sarà sicuramente un cambio. Secondo me un cambio potrebbe essere addirittura un turnheel da parte di uno dei tre. Perché no, non fare tornare Big E, che probabilmente è quello su cui la WWE, una volta splittato il trio, se dovesse mai splittare, torna a dirlo, dovrebbe puntare di più per fisico. E comunque in passato abbiamo visto che è stato campione NXT, è stato campione intercontinentale, comunque ha sempre fatto relativamente bene. Non ha mai dimostrato ciò che ha dimostrato nel New Day, diciamo con le doti al microfono, perché comunque Big E è un grandissimo intrattenitore, perché probabilmente aveva appena debuttato, gli diedero poco spazio. Comunque basti pensare, nel periodo WrestleMania 30 era campione intercontinentale e aveva dimostrato davvero poco, era anche a tratti noioso. Comunque ora Big E è davvero un grande intrattenitore, quindi penso che punteranno su di lui, ma chissà, tornandolo heel, tornandolo face e Xavier e Kofi tornandolo heel ai suoi danni, è una cosa che probabilmente non andrebbe mai scartata. Ma passiamo alla prossima domanda, perché ce la fa Rising Sun e mi dice: seguo la WWE dal 2004, in 14 anni ho visto la compagnia evolversi sotto svariati punti di vista. Secondo te, sotto quali aspetti c'è stato un miglioramento e in quali invece il prodotto è peggiorato? Ma soprattutto, in cosa la WWE dovrebbe migliorare? Innanzitutto, seguiamo la WWE più o meno dallo stesso periodo. Entrambi quindi l'abbiamo vista crescere e cambiare, diciamo, svariati termini di prodotto che vanno ad offrire. Secondo me il prodotto attuale è il migliore e soprattutto quello che ha mai portato più entrate positive alla federazione, perché va a coinvolgere sia una fetta di pubblico, diciamo, più, passatemi il termine, hardcore, che più una fetta di termine per famiglie, la maggior fetta di pubblico alla quale attualmente sta puntando la WWE. Questa è la più grande crescita che ha fatto, che gli si può dare. Può essere una colpa, perché è vero, per famiglie tutti vanno a dire: oddio, non si vede più un blade job, non si vede più una fuoriuscita di sangue, una sediata nella testa. Ed è vero, per carità, per un fan, diciamo, datato di wrestling è una grande mancanza. Però per un fan che si avvicina al wrestling comunque rimane una figata vedere un bambino che si alza da una sedia. Basta andare a un qualsiasi live event in Italia per rendere veramente l'idea: un bambino qualsiasi si alza ed inneggia il suo mito. Ed è quello lì, la WWE, ed è questa cosa qui, l'emozione del bambino, della famiglia, dei genitori, della famiglia stessa a guardare una puntata di Raw, di SmackDown, di NXT, che sia. Vedere l'emozione generale per una cosa che non è più magari estrema come un tempo, ma che intrattiene al massimo a 360 gradi famiglie di tutto il mondo. E quindi è davvero un grande pregio per la WWE ed è sicuramente ciò a cui puntavano e sono riusciti proprio a fare il centro con questa idea. Quindi è stato questo il miglioramento generale, perché si è andata a prendere una fetta di pubblico che prima non avevi, mantenendo comunque l'altra, perché è un vero fan di wrestling. E basta pensare, ti faccio un esempio: io sono cresciuto con la Ruthless Aggression Era, ma attualmente guardo il prodotto, quindi mi ha fatto una cosa totalmente a tutto tondo. Io sono iniziato qui e ora loro hanno chiuso il cerchio con il vecchio fan ed il nuovo fan. È una
procedura un po' difficile da capire, forse non mi sono spiegato molto bene, però spero che abbiate capito. E in cosa dovrebbe migliorare? Secondo me la cosa in cui dovrebbe migliorare è un po' un contrassenso totalmente a ciò che ho appena detto, però sarebbe carino vedere ogni tanto in ogni match, magari in un Extreme Rules match, una cosa del genere, magari un picco più di estremità, magari anche Stone Cold Steve Austin che entrava, faceva un dito medio, è una cosa che non si vede più in WWE. Iniziare a lavorare su queste cose, renderle più passabili, anche se comunque va contro il prodotto, come ho già appena detto. L'ultima domanda del giorno ce la fa Francesco e mi chiede: cosa ne pensi del rilascio di Emma? Sono due domande in una, ma questa volta ve la do buona perché è il primo episodio. Allora, cosa ne penso del rilascio di Emma? Come sapete, una è stata in WWE ed NXT una delle mie lottatrici preferite. Attualmente si farà chiamare nuovamente Tennille Dashwood, il suo vero nome. E sono contento dal punto di vista perché ora potrà dimostrare ciò che vale perché è veramente una lottatrice fantastica, ma mi dispiace comunque non averla più in WWE. Bayley, sempre la domanda di Francesco, Bayley è recuperabile con le strategie WWE oppure non c'è più nulla da fare, si dovrà accontentare di mid-carding o di un rilascio? Dubito che Bayley verrà mai rilasciata perché è un franchising WWE, la WWE ha puntato tantissimo su di lei, ha fallito perché nel main roster ha subito la maledizione di NXT, ovvero il pubblico non capisce il tuo personaggio, è diventata boriosa e noiosa, e quindi hanno deciso di depusharla, dare più spazio alla Bliss, che comunque in quel momento lo meritava, e quindi hanno fatto uno scalo di gerarchia. Detto questo, a mio parere, Bayley potrebbe risalire tranquillamente nelle gerarchie WWE perché è un personaggio che gli basta poche vittorie, gli bastano due buoni promo e torna totalmente al top. Questo è il più grande vantaggio di Bayley, come di ogni face della WWE in stile quasi John Cena, perché Bayley è più o meno la John Cena femminile, salvo che non è un po' invincibile, diciamo. Quindi Bayley ha questo grande dono, questa grande opportunità che prima o poi la WWE sfrutterà anche perché Bayley risolta e risale e risplende totalmente nelle grazie del buon Triple H. Quindi andremo a vedere come evolverà il suo personaggio. Sicuramente dubito che lei o la WWE la rilascerà, salvo grandi cose. Quindi ragazzi, questo era il primo episodio di Follow the Facts. Fatemi sapere qua sotto innanzitutto se vi è piaciuto, ma soprattutto, dovete lasciare una domanda per il prossimo episodio. Quindi qua sotto domandate con una domanda per il prossimo episodio, se volete, molti lo hanno fatto, molti lo facevano una volta, hashtag Follow the Facts e fate la domanda, oppure fate la domanda diretti come preferite voi. Quindi ditemi quello che volete, le domande e le risposte vi sono piaciute, le risposte quadrate, se volete qualche chiarimento, insomma, fate altre domande per il prossimo episodio. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.